Do adesso la parola a Emilio Molinari, anche lui grande attivista e grande conoscitore del tema dell'acqua, un intellettuale che ha seguito questi temi da tantissimo tempo, anche a livello internazionale, fondatore del contratto o cofondatore del contratto mondiale dell'acqua. Ma anche lui direi che non ha bisogno di, ma nessuno dei nostri ospiti in realtà ha bisogno di più di tante presentazioni. Per cui lascio la parola a Emilio Molinari, 10 minuti anche per te. Grazie. Ma grazie a tutti voi, grazie al forum e grazie ad Arroyo per la splendida relazione che ci ha consegnato. Io parto da questi 10 anni, diciamo, il decennale del referendum, e per domandarmi come è possibile vivere in un paese che si considera democratico, e credo che non ci sia esempio al mondo, nel mondo democratico, che lascia passare 10 anni senza fare una legge di attuazione di un referendum che esprimeva la volontà di 27 milioni di italiani. Non credo che sia rintracciabile un simile esempio. Metto l'attenzione sulla direttiva europea, che è anche recente, che è uscita, che ancora una volta, come sempre, pone l'acqua come bene economico. Questo termine economico è esattamente il contrario del bene comune di cui ci parlava Arroyo prima. Bene comune è una cosa, bene economico significa appunto il valore economico di cui discutiamo stasera. Sono poco più di 20 anni, 21 anni, che le Nazioni Unite hanno votato la risoluzione che dichiarava l'acqua un diritto umano e non c'è nessuna concretizzazione di questo diritto. Non ci sono agenzie internazionali, non ci sono tribunali che sanciscano questo diritto e puniscano chi non rispetta questo diritto, cioè di non far morire la gente per acqua non potabile. Guardate, in questo momento, in queste giornate, si chiama, diciamo, si parla molto di acqua, eh? Se ne parla molto, si parla anche di cose giuste, si parla della sua scarsità, si parla della crisi enorme idrica. Si parla dei mutamenti climatici e ecco, io sono d'accordissimo con Pedro quando dice alla fine però l'imbuto dei mutamenti climatici va a finire nell'acqua. E questo viene sostanzialmente ignorato, che finisce lì, nell'acqua. Si parla di risparmio dell'acqua, si parla di buone pratiche, ma guardate, sono tutte cose sacrosante. Si parla di inquinamenti, si evita di parlare delle ragioni profonde, magari immediate, che si potrebbero prendere. Non si parla di glifosato, per esempio, mai, no? Però si parla di inquinamento dell'acqua. Cosa non si parla? Non si parla della mercificazione, che oggi è qualcosa con la quotazione in borsa a Wall Street dell'acqua della California. E guardate quanto sia anche, come si può dire, metaforica, paradigmatica, la prima che quota in borsa l'acqua. La California era il giardino e il sogno di tutti i giovani occidentali, no? Questo giardino. Ma poi ci sono scritti romanzi sulla California, vi ricordate Furore, no? Tutti andavano sulla California. Oggi la California è uno stato assetato, che ha bruciato due risorse fluviali come il Colorado e ha bruciato il fiume Sacramento. E quota in borsa. E quota in borsa. Queste cose ci dicono quanto la dimensione della mercificazione sia stata ignorata dalla politica. È l'atto di accusa della politica, guardate, di tutta la politica, di destra e di sinistra. Perché un principio di bene pubblico almeno la politica del passato l'ha avuto. Se guardate chi ha costruito gli acquedotti in Italia, non c'è un segno politico, le hanno fatto tutte perché avevano, come si può dire, una certa cultura del bene pubblico. Questa cultura si è persa, ma perso questa, si è persa la politica.
Oggi, se noi guardiamo la politica, si è arresa. E a chi si è arresa? Agli agenti della mercificazione, alle grandi multinazionali, alla capitale finanziaria. È arresa. Ma anche concretamente, chi ci governa? Un manager della finanza, un banchiere. Di chi si circonda? Di altri manager della finanza. A chi si rivolge? A un'agenzia finanziaria per fare il controllo del recovery plan. Un'agenzia finanziaria che tra l'altro fa parte della Water Resource, cioè una delle più grandi lobby, no? Che indirizza gli investimenti sull'acqua nel mondo. Cos'è? Questa è la politica. Cioè andiamo a votare, eleggiamo dei parlamenti e questi parlamenti poi si affidano a dei manager, si affidano a dei finanzieri, si affidano a dei banchieri, a dei tecnici. E questo in scala arriva fino ai comuni, ci fate caso. I beni comuni, i beni pubblici, le ex municipalizzate, i servizi pubblici oggi sono in mano tutti a delle multi-utility, ma sono quelle che fanno la politica. Sono quelle che fanno la politica dell'acqua, fanno la politica dell'energia, del gas, dei trasporti. Fanno la politica. Hanno quotato in borsa a Wall Street l'acqua della California. E cosa ne diciamo di un fascista come Bolsonaro, che ultimamente ha praticamente fatto una legge che permette, come in Cile durante il regime di Pinochet, che i fiumi e i laghi siano, diciamo, messi in vendita nel proprio paese. E che diciamo anche del Piemonte? L'avete scritto voi, anche lo si legge in rete. La regione Piemonte cosa ha fatto? Ha messo a gara gli invasi di montagna, dove c'è l'acqua. L'acqua che fornisce energia elettrica, che fornisce acqua quando c'è l'emergenza idrica e che fornisce acqua all'agricoltura. Alguem in Lombardia sta facendo le stesse cose, è padrona degli invasi in agricoltura, padrona, gestisce, decide, fa la politica in Lombardia, punta la Calabria, punta la Friuli. E questo che sta succedendo? E questa è la resa della politica. Oggi io credo che siamo di fronte a un qualcosa, guardate bene la privatizzazione, le lotte che sta facendo il forum e che abbiamo fatto tutti, vanno continuate, ci mancherebbe altro, comune per comune, eccetera. Ma dovremmo pensare di ritornare un po' all'origine della predicazione che abbiamo fatto tutti assieme a suo tempo. Io ho presente, spero di aver tempo, ho presente che quando... Nei primi anni del movimento dell'acqua, mi chiamavano persino nelle chiese. Ho provato a fare, diciamo, di salire sul pubblico durante la messa in alcune chiese e i parroci mi chiedevano di intervenire e di parlare di questa cosa, della sacralità dell'acqua, del diritto all'acqua, del diritto umano, di fare i discorsi che stiamo facendo adesso. Era una cosa che era entrata un po' dappertutto. Il referendum poi è stato una cosa che ha mobilitato la gente mentre non mobilitava la politica. E ritornare a questo spirito, perché quello che abbiamo di fronte è veramente un salto di paradigma. Il Covid e il modo con cui sta per essere, viene affrontato e l'opportunità che può offrire da una parte, dice giustamente Pedro, ma anche il disastro che può provocare nelle coscienze, e lo cominciamo a vedere con i vaccini, c'è l'assalto a chi sale sulla scialuppa di salvataggio. Bisogna vedere quello che succede davanti ai centri di vaccinazione. Queste cose o hanno un segno o hanno un altro, e però ci dicono che è arrivato un momento in cui, come si può dire, ci arriva un segnale, è arrivato il segnale che l'insopportabilità che il pianeta ha verso di noi, verso il mercato, verso il nostro modo di produrre e verso il nostro modo di inquinare, eccetera, di consumare, spaventoso. Non è più sostenibile, ma non è più sostenibile la mercificazione, perché crea una sorta di
selezione darwiniana negli esseri umani, ma sta escludendo poveri e deboli da tutte le parti. Un minuto. E come lo fa il vaccino? C'è una simbiosi tra le due cose. E poi che cos'è l'acqua, se ci pensate bene? L'acqua è il primo vaccino. Lavatevi le mani, l'igiene personale, il servizio igienico. Ci sono ancora nel mondo 700 milioni di persone che defecano all'aperto. Sembra una cosa da poco, no, è una cosa terribile. E tutto questo ci riporta sempre all'acqua e alle mani su questi grandi beni comuni. Anche le transizioni energetiche di cui parliamo, se non ci si pone la domanda, ma chi l'ha in mano e chi la guida? E di chi stanno in mano, diciamo, i beni comuni essenziali che ti permettono questa transizione? Anche l'acqua diventa un elemento, diciamo, che paga il prezzo di una transizione ecologica della società e di una transizione energetica. E vai in chiusura, grazie. Ecco, allora, chiudo con un... Penso di essere stato abbastanza chiaro su quello che voglio dire. No? Pensate cosa voglio dire il passaggio all'idrogeno. Chi è chi noi? Ma l'idrogeno si fa dall'acqua. Cosa sarà? Se lo domanda qualcuno, nessuno. E chi l'ha in mano? Gli invasi dell'acqua. Ecco, allora io vorrei dire, adesso c'è il forum dei movimenti riprende e dentro ad una, insieme a 200 associazioni. Lasciatemelo fare da vecchio e malandato, ma non voglio fare il pietismo, ma fatemi fare una sorta di appello, ma perché non si concentrano tutte le nostre forze come è stato fatto con il referendum 10 anni fa? Si accantona un attimo le proprie particolarità sacrosante e si concentra su due grandi questioni. La grande questione di respingere l'aggressione alla mercificazione, ponendo di nuovo la questione del referendum inatteso e del bene economico, bene comune in Europa, e dall'altro la questione dei vaccini, dei brevetti e del diritto agli uomini di avere i farmaci salvavita. Ecco, sono due cose che si collocano in questo momento così particolare e in questo momento che è, diciamo, è rivelatorio di come sta andando il pianeta e sta andando il mondo. Chiudo qua, grazie.